Mi sembra che adesso, se venissero confermati i dati, il PD ha anche un recupero rispetto alle politiche. Credo che gli ultimi dati erano intorno al superiore al 19%, diciamo vicino al 20%, e credo che questo sia un dato che incoraggia e bisogna sicuramente migliorare. Sicuramente tutti questi mesi così non hanno aiutato certamente, per cui concordo con Maiorino, probabilmente vanno riviste anche tutte queste procedure per quanto riguarda il congresso del Partito Democratico, perché sono veramente molto lente e sicuramente non hanno aiutato in questa fase. No, il segretario del PD. Per me è uno che deve essere pragmatico, parlare in maniera molto chiara, e penso che sia Stefano Bonaccini. Secondo lei perché gli elettori del centro-sinistra sono rimasti a casa? Sicuramente in altre circostanze l'astensione avrebbe sfavorito di più il centrodestra. Questa volta insomma è andata così. D'Amato, scusi, il PD deve continuare a occuparsi di alleanze potenziali possibili oppure iniziare a interessarsi del 60% di astenuti che queste elezioni ci assolutamente insegna? Questo è il dato principale, è capire perché più del 60% non si è recato alle urne. Ecco, quella è un bacino assolutamente importante, perché in quella disaffezione c'è una disaffezione della politica, ma c'è anche una scarsa corrispondenza poi ai bisogni reali. Ecco, io penso che lì ci sia molto da fare, da lavorare.